Assessore Claudio Cataruzza, dopo aver intitolato la nuova galleria espositiva a Harry Bertoia, il Comune di Pordenone insieme con altri enti istituzionali e non lo omaggia nuovamente nell'anno del suo centenario. Sì, una mostra che sarà differente da quella fatta in precedenza del 2009. Questa è una mostra didattica che ha scopo di far conoscere l'opera di Harry Bertoia e quindi insieme con il comune di Arzene Valvasone, con la Pro San Lorenzo, il comune di Pordenone ha inteso tributare questo omaggio, anche perché quest'anno c'è la scadenza del centenario appunto della nascita di Harry Bertoia, quindi ci sembrava che ci fosse coerenza tra la titolazione della galleria e un omaggio che viene fatto qui a Pordenone e ad Arzene. Angelo Bertani, curatore della mostra Dalla natura al segno, che cosa scopriremo di Harry Bertoia in questo originale percorso, anche inedito? La mostra ha come sottotitolo Dalla natura al segno. Come mai questo sottotitolo? Perché pensiamo che sia facile vedere, insomma rendersi conto, che dai monotipi, abbiamo un nucleo importante di queste opere che viene direttamente dall'America, ecco, dai monotipi, una sorta di diario creativo, Harry Bertoia ha preso lo spunto per poi realizzare le sue sculture, realizzare le sue sedie e tutte le altre opere che si sono susseguite nel tempo. In qualche modo, prendendo spunto dalla natura, poi lui ha elaborato dei segni che poi ritroviamo con valore autonomo in tutta la sua produzione.